Quello che ha preso la signorina. No, non mi dire che non ti ricordi questa citazione di Harry ti presento Sally, no? Commedia romantica, fine anni 80, credo fosse l'89, e a un certo punto al ristorante c'è Meg Ryan con lui, lui si vanta del fatto che a suo dire con lui nessuna donna, nessuna compagna ha mai finto un orgasmo e allora lei rumorosamente simula un orgasmo, attirando l'attenzione di tutto il ristorante, ma per molte decine di secondi. A un certo punto poi il cameriere va da una signora accanto più âgée per chiederle che cosa volesse prendere. La signora più âgée fa quello che ha preso la signorina. Ecco, arriviamo al 2024 e quello che ha preso la signorina, quello che hanno preso i dirigenti del PD, perché soltanto quelli del PD, dopo aver rimediato una compilation di schiaffi in Liguria, possono simulare orgasmi dicendo di avere vinto. Ah, siamo il primo partito! Oggi Elly Schlein rilascia due interviste a Domani e a Repubblica esultando. Su Domani la frase è: il PD vola! Ma come vola, scusa? Avete perso? Cioè, aspetta, prova ad andare a raccontare a un amico straniero che c'era una regione governata dal centrodestra. Parte un'iniziativa della magistratura, viene massacrato ferocemente il presidente della regione uscente, si corre alle urne. Tutta la campagna elettorale è sul massacro giudiziario. La sinistra doveva vincere 75 a 0 in teoria. A urne aperte il servizio pubblico radiotelevisivo, pa, bastona ancora. Ciò nonostante non vincono, anzi perdono, pur avendo offeso il candidato della parte avversa, quello che poi è risultato il vincitore, in qualche caso perfino evocando le sue condizioni di salute, una cosa barbara. Ciò nonostante festeggiano e dicono che il PD vola. Ah, io vorrei sapere a che punto dobbiamo arrivare di capovolgimento della realtà, di simulazione di orgasmi, ma in quel caso c'era Meg Ryan, qui invece c'è Andrea Orlando, quelli del PD, insomma scegliete voi un dirigente a piacere del PD, nessuno si offenda, è una citazione cinematografica, di una commedia romantica diventata iconica dalla fine degli anni 80 in poi, ma questo per dire. Pensate che la politica possa tornare credibile negando il principio di realtà, raccontando che hai preso un sacco di schiaffi e invece tu vai dicendo che è stata una passeggiata di salute? Io suggerirei a tutti, se c'hai la faccia piena di segni e di schiaffi, di dire, beh, forse è andata male, forse mi hanno menato. Ecco, secondo me susciti più simpatia. E sei più credibile e più creduto se racconti la verità anziché se fai il simulatore di piaceri mai vissuti.